Pollicioni verdi, buongiorno e benvenuti in questa nuova videopillola tratta dal Besprato Academy Planner. Se non sai che cos'è il Besprato Academy Planner, vai nel link in descrizione, perché si tratta dello strumento applicativo del metodo Besprato per avere un prato sano, forte e bello tutto l'anno. È iniziato agosto, siamo entrati nella settimana numero 31. I più attenti tra di voi avranno sicuramente notato che le giornate si stanno leggermente accorciando. Abbiamo perso più di un'ora di luce rispetto all'estensione massima che si verifica verso la fine di giugno. Tutte le piante capiscono questi segnali e si stanno preparando a quella che è la stagione di ripresa vegetativa, ovvero l'autunno. Ma adesso è ancora decisamente troppo presto per iniziare a fare quel tipo di lavorazioni. Quello su cui invece ci dobbiamo concentrare sono le operazioni da fare ad agosto, che riguardano molti aspetti che concorrono alla salute del prato. Da un punto di vista tecnico, agosto non è molto diverso da luglio, per cui bisogna eseguire i trattamenti di protezione dalle malattie, di stimolazione delle strutture vegetali e continuare ad eseguire i tagli e le irrigazioni in maniera corretta. Vi sono poi alcune piccole differenziazioni. Il prato potrebbe ad esempio aver bisogno di qualche piccolo apporto nutritivo. Nella descrizione di questo video troverai un approfondimento a tutti i lavori da fare nel prato ad agosto. Sono lavorazioni molto importanti perché ad agosto si verificano comunque alte temperature che in alcuni casi sono intervallati da temporali e abbassamenti di temperature. E concludiamo come al solito con i consigli di Micio Micione, la mascotte di Besprato, che andiamo a leggere direttamente dall'Academy Planner. Micio Micione per questa settimana ci consiglia di non concimare quando fa molto caldo. I concimi granulari sono dei sali che potrebbero bruciare il prato.